giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. È iniziata con il giuramento e con l'inno di Mameli, la prima seduta del Consiglio Comunale di Torino dell'era Appendino. Folla delle grandi occasioni in Sala Rossa per l'insediamento del nuovo Consiglio a guida pentastellata. Un ordine del giorno piuttosto semplice, con l'elezione del Presidente del Consiglio e dei Vicepresidenti. In programma c'era anche la discussione relativa alla prima delibera presentata dalla Sindaca sulla riorganizzazione della macchina comunale e sui costi della politica. Lo schema degli scranni è comunque stato rispettato. Dopo numerose richieste, alla sinistra del Presidente siedono gli esponenti del PD e della sinistra. E curiosamente anche il candidato sindaco di Forza Italia, Osvaldo Napoli, anche lui all'opposizione. Dall'altra parte, tutti i 24 consiglieri grillini, insieme agli esponenti del centrodestra, Alberto Morano, della Lega, Roberto Rosso, NCD. Fabio Versace, 29 anni, è stato eletto presidente della Sala Rossa, vicepresidente Enzo Lavolta del PD e Serena Imbesi del Movimento 5 Stelle. E poi si è discusso della macchina comunale. Come d'annunci in campagna elettorale, la prima delibera approvata in Sala Rossa impegna il Comune a ridurre di almeno il 30% il budget per gli staff degli assessori e dei dirigenti a termine, portando il totale sborsato dal Comune dai 16 agli 11 milioni di euro. Previsto anche l'abolizione della figura del direttore generale e il taglio da 15 a 12 delle direzioni. A favore del provvedimento si è creata un'inedita alleanza tra la maggioranza 5 Stelle e Roberto Rosso, ex candidato sindaco NCD. Appendino ha dato parere favorevole a un suo emendamento che chiedeva la rotazione obbligatoria dei dirigenti apicali del Comune e Rosso ha ringraziato votando sì alla delibera. Contrarie tutte le altre forze politiche, ad eccezione dell'astensione di Eleonora Artesio, consigliera di Torino in Comune. Il taglio di 5 milioni in 5 anni rappresenta un risparmio dello 0,08% della spesa del Comune, ha detto l'ex sindaco Piero Fassino, che ha aggiunto: lo staff del sindaco si avvarrà di 3 collaboratori esterni, un numero identico a quello del sindaco precedente. Siamo e saremo sempre molto zen, è stato il lapidario commento del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Alberto Unia. La dimostrazione che sappiamo interpretare la volontà degli elettori sta nel fatto che noi siamo qui e ora governiamo.